Nel caso vi chiedeste il perché di questo omaggio atipico, si chiama irruzione artica. È un effetto del riscaldamento del nostro pianeta, per cambiare. Passerà, dimenticheremo e ci sembrerà tutto a posto e penseremo subito a mare, vacanze e vento tra i capelli. Noi ci portiamo avanti e vi diamo qualche idea nel caso vi venisse voglia di farvi la cabrio. Budget contenuto e riluttanti a lasciare la città? Un classico, la smartina, costa circa 20.000 euro, ma aggiungendone 4.000 ci si può scagliare da un semaforo all'altro con violenza inaudita, scegliendo la versione Brabus. Assegno di pari importo per mini cabrio, capote elettrica, abitacolo ben rifinito e un ventaglio di motori per tutti i gusti. Questo però è forse il momento giusto per approfittare degli sconti pazzeschi con cui la gamma Abarth sta celebrando il suo 70° compleanno e chiudersi in box ad un prezzo di 27.000 euro invece di 36.000 una 124 Spider. Se la disponibilità economica è ancora superiore, tre proposte irresistibili. La nuova BMW Z4 da 43.000 euro per il 197 cavalli. Sempre due posti, ma mezzo metro più corta, una delle vetture più spartane, dirette, senza filtri, che siano mai scese in strada. Lotus Elise, 45.000 euro per l'entry level da 136 cavalli. Stessa cifra di partenza, quella richiesta per l'EcoBoost da 230 cavalli della Ford Mustang Convertible. Muscle car a stelle strisce da acquistare una volta nella vita e facendolo bene. Con 5.000 euro in più ci si assicura la quotidiana colonna sonora del V8 da 510 cavalli. Ma a quel punto forse vale la pena fare uno sforzo supplementare, racimolare altri 10K e entrare trionfanti in un concessionario Porsche puntando una 718 Boxster? Forse sì. E allora di 10.000 in 10.000, con 71.000 euro, si arriva alla Jaguar F-Type Convertible. 300 cavalli la versione base, 575 quelli della top di gamma. Ma per guidarli tutti servono più di 150.000 euro, un po' meno della somma necessaria per acquistare una Mercedes AMG GT Roadster. Scocche carrozzeria in alluminio e 476 cavalli che dicono la loro anche in pista. E adesso Olimpo, tre supercar da circa 190.000 euro, dall'ara stradale, barchetta in carbonio da soli 855 kg, fenomenalmente fatti saettare sull'asfalto dai 400 cavalli del suo 4 cilindri. Audi R8 Spider, con il V10 da 570 cavalli si riserva sempre un posto d'onore nei racconti che parlano di auto nate per emozionare. E infine il mito, una coupé cabriolet con tetto in alluminio, Ferrari Portofino, 600 cavalli, 3009 V8 sovralimentato e tutto il fascino dello scudetto giallo da far danzare tra le curve. Superiamo quota 200.000 euro, Lamborghini Huracan Spider, motori anche qui tutti a 10 cilindri, 579 cavalli la base, che fa ridere chiamarla così, 639 la performante, capace di toccare i 325 orari. Chiudiamo con la regina suprema di tutte le cabrio, Bentley Continental GTC, 235.000 euro, V12 da 635 cavalli, lusso sfrenato e lavorazione artigianale. Dalla Smart alla Bentley, nessuna scusa se il sogno è quello della cabrio. Certo, pioggia a parte.